Buongiorno, siamo con Martin Mansur, che è un ragazzo di 18 anni che si è diplomato quest'anno, giusto Martin? Sì, esattamente, buongiorno a tutti. Martin, qual è la particolarità? La vuoi raccontare tu stesso? Sì, allora la particolarità è che io mi sono diplomato al quarto anno anziché al quinto, E quindi come ho mai hai fatto scelto questa di scelta? anticipare il percorso. È stata un'opportunità che ho scoperto per caso alla fine del terzo anno, quindi l'anno scorso, perché io ho sempre voluto insegnare e sapevo che quest'anno, nel 2022, si sarebbero aggiornate le graduatorie e io, diplomandomi nella sanità e l'assistenza sociale, ho il mio diploma spendibile come ITP. E quindi pensavo come tempistica di riuscire ad inserirmi nelle graduatorie, cosa che poi non è accaduta. Però comunque ho voluto intraprendere questo percorso poiché avevo i requisiti per farlo, perché c'è una normativa che stabilisce i requisiti e quindi ho detto perché no, ho tentato e oggi ce l'ho fatta. E ti è andata bene. Non ti è dispiaciuto di lasciare i compagni di classe un anno prima del percorso ordinario? Sì, questo mi è dispiaciuto perché comunque ritengo che la mia sia una bella classe, c'era un bel gruppo, con i professori ci trovavamo bene, sono stato per tanti anni rappresentante di classe, quindi mi è dispiaciuto anche abbandonare questo ruolo perché mi trovavo bene, mi piaceva farlo e anche ai compagni è dispiaciuto, andrò sicuramente a trovarli spesso, manterremo i rapporti. Però sono stati molto contenti per me, per la scelta che ho fatto. A loro l'ho comunicato verso ottobre. Non l'ho detto subito perché volevo intanto capire se riuscissi a farlo, vedere un po' com'era la procedura e poi ho aspettato un attimo perché comunque era una notizia bella, ma al contempo poteva anche dispiacere. Martin, ma è stato particolarmente complesso perché do avrai dovuto anticipare, nel senso fare il tuo programma di quarto, ma anche quello di quinto. Quali difficoltà hai incontrato? Sì, allora le difficoltà, oltre a quelle dello studio, perché comunque il programma del quarto anno l'ho fatto regolarmente, andando a scuola, seguendo le lezioni, eccetera, invece il programma del quinto anno l'ho dovuto fare come se fossi un privatista, anche se in realtà da normativa io sono considerato un interno, però ho dovuto studiare autonomamente il programma del quinto anno che mi è stato fornito dalla scuola. E quindi comunque a livello di tempistiche non è stato semplice perché non ho potuto godere delle spiegazioni dei professori, Ma delle notifiche. potevi chiedergliele in separata sede, qualche professore comunque ti ha aiutato, se tu avevi difficoltà nel programma, chiedevi ai tuoi docenti curriculari aiuto? Sì, loro mi chiedevano sempre se avessi bisogno di qualcosa, se c'era qualche argomento poco chiaro. Che potevano magari spiegarmi e quando ho avuto necessità ho chiesto perché poi alcuni professori della classe quinta a cui sono stato aggiunto per l'esame li ho avuti e quindi comunque li conoscevo. Gli altri invece sono andato subito quando ho fatto la scelta a presentarmi e quindi anche loro si sono dimostrati disponibili. Un'altra difficoltà che un po' c'è stata all'inizio è stata la questione burocratica. Perché siccome non capita quasi mai uno studente che faccia questo percorso, non si sapeva come muoversi a livello d'ufficio e quindi ci siamo rivolti spesso all'ufficio scolastico provinciale per chiedere dei chiarimenti. Nella nostra scuola c'è, oltre alla dirigente che comunque si occupa di tutto, c'è una referente per queste questioni e quindi ho fatto molto affidamento a lei e la ringrazio tantissimo. E abbiamo visto un po' come muoverci nelle procedure. Ma a livello di collettività come funziona, Martina? Nel senso, tu hai dovuto fare anche le prove in itinere durante l'anno scolastico o non c'è bisogno di farle? No, non ho fatto le verifiche, interrogazioni, no. Era tutto lasciato a me stesso, alla mia autonomia. Io potevo ovviamente, come ho detto prima, chiedere sempre consigli, suggerimenti ai docenti. Mi hanno però fornito
i docenti di indirizzo delle simulazioni per la seconda prova d'esame e anche per italiano, che comunque noi per italiano con la nostra professoressa ci siamo già esercitati dalla quarta alle tipologie per la prima prova d'esame, e quindi mi sono fatto qualche analisi dei casi autonomamente per prepararmi. Le simulazioni non sono riuscito a farle per una questione di tempistica a scuola, perché rientravo dal PCTO e poi niente, dopo ho fatto direttamente l'esame. Le Martin, prove ma orali non le ho l'esame in cosa fatte. è? La tua missione all'esame in cosa è consistita? Perché sappiamo insomma che nella didattica ordinaria si fanno queste verifiche intermedie, a seconda del comportamento ci sarà il voto di comportamento, eccetera. Si arriva alla missione all'esame con un curriculum ben strutturato. Nel tuo caso, cos'è che determina l'ammissione all'esame? Allora, per chi fa questo percorso, che si chiama abbreviazione per merito, i requisiti sono di avere la media dell'8 in tutte le materie al quarto anno. Quindi una persona, diciamo, che si prepara, però poi lo scopre nello scrutinio alla fine se viene ammesso all'esame. Poi è chiaro che comunque attraverso il registro elettronico la persona conosce le proprie valutazioni, eccetera. E poi oltre a questo la media del... Poteva arrivare Sì. a giugno e scoprire di non essere ammesso perché magari ti mancava qualche 8. Esatto. E poi oltre all'8 in tutte le materie al quarto anno bisogna avere requisito del almeno 7 in tutte le materie nei 2 anni precedenti, quindi secondo e terzo. Una valutazione del comportamento superiore al 6, ovviamente. E basta, a livello burocratico sono questi i requisiti. Poi c'era anche una parte riguardo alle bocciature, che non dovevi essere bocciato entro un certo numero di anni, ma attualmente non mi ricordo, comunque non sono mai stato bocciato. E niente, poi dopo tanta determinazione e volontà, questo sì. Martin, ma quante ore Un bel po', nel senso che... Io poi ho iniziato a studiare alla fine di gennaio, a dire la verità, perché appunto con questi ritardi burocratici non mi erano arrivati i programmi per tempo. E quindi diciamo che ho avuto un quadrimestre per studiare, ho cercato un po' di dividere il tempo, e poi dopo, cioè, ognuno trova un po' i propri metodi e le proprie strategie. Io ho cercato di iniziare prima con le materie di indirizzo, anche in previsione della seconda prova scritta, e poi dopo ho fatto tutte le altre, ho cercato anche un po' di fare dei collegamenti in vista anche dell'esame orale, e niente, poi il ripassone finale a giugno. Hai parlato di questa esperienza anche in sede d'esame. Il presidente era a conoscenza del fatto che tu eri, che stavi saltando un anno, che stavi facendo questo percorso per merito? Ne avete parlato? Sì, la presidente lo sapeva, perché comunque gli alunni erano stati presentati precedentemente, anche la classe quinta a cui sono stato aggiunto mi ha accolto molto bene, erano contenti per me, benché ci conoscessimo solo di vista a scuola. E i professori erano molto contenti, specialmente quelli che ho avuto io come insegnanti, erano emozionati di vedermi terminare il percorso. E sono stati soddisfatti. Poi abbiamo, alla fine del colloquio, parlato anche un po' del mio futuro e di quello che mi auguro. Ora parliamo anche di questo. Martin, con quanto ti sei diplomato? Volevo sapere quest'ultima cosa. Ancora non lo so, perché ho fatto l'esame orale mercoledì e le valutazioni probabilmente usciranno tra sabato e lunedì. Quindi Faccelo ancora non lo so. sapere. Però sono entrato con 49 crediti. E gli iscritti sono comunque andati bene. Benissimo. Poi ci sono anche 5 punti di bonus, insomma, puoi aspirare al 100. Sì, Faccelo speriamo. sapere. Mi riesco ad Martin, avvicinare. un'ultima appunto questione, l'hai accennato prima tu, al tuo futuro, quindi tu sarai un futuro docente, ma perché non è andato poi in porto il tuo progetto di partecipare di iscriverti in graduatoria perché i tempi non ci sono. Tu ti Sì, riferivi alle GPS? LGPS, sì. Quindi Purtroppo il effettivamente. Ministero quest'anno ha voluto avviare l'aggiornamento a maggio,
mentre negli anni precedenti è stato fatto a luglio. Io già da tanti mesi, e anche attraverso Tecnica della Scuola, ho inviato degli articoli che sono stati pubblicati. E ho inviato anche delle mail e delle lettere cartacee al ministro e al ministero per provare a fargli ragionare su Sì, un'apertura delle anche i classi a sindacati luglio. potrebbero poter fare iscrivere con riserva eventualmente i diplomati, ma su questo Non non c'è era stato stato possibile fermo. purtroppo e quindi tante persone sono state escluse e questo mi dispiace. Adesso l'unica alternativa è la messa a disposizione. E quindi poi non so il futuro cosa riserverà ai diplomati DP perché Rientrerai comunque sappiamo nelle la normativa prevederà una laurea in futuro. Quindi Grazie, adesso Marco. spero con la messa a disposizione di avere delle opportunità nel mondo della scuola. Perfetto. Martin, consigli questa, diciamo, questa strada, questo percorso, questa sfida ad altri ragazzi? Cosa ti ha Sì. lasciato? È una cosa comunque sconosciuta ai ragazzi, quindi anche per questo che ho accettato di fare questa intervista, perché io appunto l'ho scoperto per caso. Proprio per diplomarmi un anno prima ho cercato su internet come diplomarsi un anno prima e su alcuni siti di informazione scolastica appunto ho trovato la possibilità di fare questo percorso. E quindi dopo mi sono informato, l'ho detto a qualche docente. Ho chiesto se mi vedessero adatto per fare questo percorso, mi hanno detto di sì e quindi ho voluto intraprenderlo. Penso che per chi ritenga di avere le capacità sia una buona cosa. Infatti nella mia scuola la voce si è diffusa, qualche studente mi ha fermato chiedendomi come mai avessi fatto questa scelta e una ragazza di un'attuale classe terza, che ha finito la terza, mi ha appunto chiesto più informazioni perché lei andando molto bene a scuola, l'anno prossimo vorrà tentare, se poi decidesse di farlo, il percorso che ho fatto io. Quindi Hai aperto una strada. sì, non conoscendola questa cosa, un ragazzo magari non lo fa, però appunto se si diffondesse, magari più persone potrebbero decidere di intraprendere questo percorso.